Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Oggi c'è stata la live della patch 6.0, o meglio, la live parte 2 della patch 6.0 e ovviamente è anche andato live sul test server il tutto, compreso il nuovo boss, ma ci arriviamo. Quindi, chi ha il test server può andare a giocare, troverà la patch 6.0 online, chi non lo ha, beh, ecco cosa si troverà live tra qualche tempo. Iniziamo con qualcosa di carino aggiunto, cioè il libro dei mostri, che era stato annunciato in realtà nella parte 1, questa volta è stato spiegato. Il libro dei mostri che però non è totalmente leggibile, in quanto ogni mostro ha la sua storia e le sue peculiarità per la pagina, e per poter leggere le pagine dei mostri voi dovrete sbloccarle con degli obiettivi, cioè quello di uccidere a tot mostri per poter sbloccare un pezzo di pagina, boss compresi. È una cosa molto carina, sinceramente, che amplia già la lore di questo gioco, che so che nessuno conosce, e giuro che prima o poi ve la porto qua sul canale. Per quanto riguarda l'aggiunta delle armi, ne abbiamo già parlato, ce ne saranno due nuove, una pistola con colpo da fucile a pompa e un fucile di precisione. Inoltre sono state inserite le Trip Mine di due tipi e la Bomb Lance. Se vi siete persi questi aggiornamenti potete cercare il vecchio video qua sul canale e troverete tutta la mia spiegazione. Quello che però non si era mai visto e lo hanno annunciato oggi è l'ammo box, cioè un consumabile che all'occorrenza può essere droppato sul terreno e funziona come una cassa di munizioni. La cosa veramente utile è il fatto che in questa ammo box si possono ricaricare tutte le armi, sia nostre che nel nostro compagno. Ma veniamo alle cose serie, alla ciccia. Modifiche pesanti alla nostra cara vecchia mappa, quindi del Bayou, al Bayou. Non so come si dica sinceramente, comunque alla nostra vecchia mappa, in cui sono state reworkate parecchie zone, rendendole meno accessibili al lungo raggio dei nostri fucili. Le ho trovate veramente un'ottima modifica, come state vedendo poi dalle immagini che passano sullo schermo. Sono sinceramente molto felice di ciò che stanno facendo, perché pur avendo il compito di aggiungere nuove cose e sistemare il gioco, continuano a migliorare anche la mappa, rendendola piacevolmente molto più giocabile. L'altra aggiunta ovviamente cicciosa riguarda il nuovo boss. L'assassino, se ne è parlato tanto, è finalmente stato presentato. Un boss, oserei dire, immondamente bello, composto da blatte. Già la cosa mi lascia alquanto schifato positivamente, ma questa volta la Crytek si è spinta un po' più in là. Il boss non è affatto facile, ha diversi tipi di attacco ed è tremendamente veloce. Inoltre durante gli spostamenti è praticamente incolpibile, in quanto scompare attraverso terreni e muri. Fantastico, terribile, ma fantastico. Plausibilmente io mi spavento già col ragno, questo boss cercherò di non farlo mai. Gli ultimi cambiamenti invece fatti riguardano il meta. È stato reworkato il Butcher, che ora non lancia più palle di fuoco a caso, ma lascia camminando una striscia di fuoco, e lo hanno inoltre rallentato. D'altro canto però prende meno danni di quello che prende tuttora, quindi dovrebbe essere più difficile ucciderlo. Per le armi invece sono state modificate tutte nel loro bilanciamento di danni e distanza, soprattutto per quanto riguarda i fucili a pompa, che sono stati decisamente pompati nella patch precedente. Ora invece sia il danno che la distanza sono stati aggiustati, nerfandoli. Ottima cosa, era diventato Ant Shot Down, voglio dire, una roba senza senso. Ah, un'ultima cosa, con l'assassino hanno aggiunto un nuovo set per i cacciatori in stile assassino. Ebbene sì, è palesemente Enzo Auditore. Di Assassin's Creed, non ci sono cazzi, è così, ma è veramente 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 figo. Bene, con questo è tutto, ci vediamo in game, GG a tutti quanti.